Allora, buongiorno, grazie a tutti di essere intervenuti. Ho voluto essere presente a questa conferenza stampa perché ritengo importante quelle che sono le attività che sta sviluppando Parma Brand. Come tutti sapete, Parma Brand è una costola del nostro gruppo, del Parma Football Club, e di conseguenza tutti siamo coinvolti in maniera non solo sentimentale, ma anche attiva e passionale. Detto questo, abbiamo fatto una presentazione circa 10 mesi fa, se non sbaglio. Abbiamo cominciato a mettere in atto un po' di iniziative che poi entreranno più nei dettagli i miei vicini di posto e devo dire che stiamo avendo dei buoni riscontri. È un'attività molto impegnativa, è un'attività che ci piace sempre di più spiegare perché è un'attività diversa da quella che è l'attività giornaliera di una squadra di calcio, però credo che sia uno di quei ricavi diversi che alle voci del bilancio di una squadra di calcio deve portare dei benefici, degli aiuti, delle novità e dare grande supporto a quella che è l'attività principale, che è quella appunto della squadra di calcio, come tutti sapete. Io non voglio addentrarmi più di tanto nell'argomento, in quanto ci sono tre persone vicino a me che hanno molto più argomenti da esplicare, e perciò poi lascio la parola ad Alberto Volpi e semmai poi riceverò, se avrete la necessità, risponderò a qualche domanda. Grazie Tommaso. Per me è la seconda volta, è la seconda occasione che ho di parlare di questa iniziativa che tutti ben conoscete, ma soprattutto ne conoscete le ragioni per le quali è stata istituita, il concetto dei ricavi diversi. Convinti tutti, come siamo, che nel mondo del calcio ci sia la necessità di lavorare su fronti diversi rispetto a quello della parte sportiva. Questa era la missione iniziale e su questa strada noi siamo andati. Come tutte le strade di ricavi diversi e in particolare collaterali al business principale, l'operazione principale che è quella sportiva, è complessa ed ha una caratteristica che non è un'operazione strutturata a breve termine, ma un'operazione a medio-lungo termine che ha bisogno di investimenti, di idee molto chiare, di obiettivi che devono essere fissati in un modo estremamente forte. Ma soprattutto il risultato è la somma di tante iniziative che tra loro formano il perimetro di Parma Brand. Così abbiamo fatto e l'abbiamo fatto credo in un modo importante, sia nella riorganizzazione della comunicazione attraverso il nuovo sito, l'abbiamo fatto attraverso un nuovo concetto di store. E l'abbiamo fatto attraverso iniziative che hanno visto la loro realizzazione soprattutto all'interno di Parma Football School. Abbiamo cercato di dare un taglio diverso per trovare dei mercati diversi. Devo dirvi con tutta franchezza che l'obiettivo importante, grande, non finale certamente, ma tra quelli che possono costituire il pilastro fondamentale di Parma Brand, è l'obiettivo di avvicinare sempre di più anche la parte sportiva, il calcio all'interno della città, ma non soltanto attraverso una maggiore partecipazione alla vita sportiva da parte della cittadinanza, ma secondo me attraverso un'idea che io ho molto chiara in testa, che nasce un po' anche dal fatto di aver frequentato questa città da molto tempo, ed è quella della quale sono profondamente convinto, che essendo portatrice di eccellenze, soprattutto in alcuni segmenti, in alcuni distretti come quello alimentare, io credo che un territorio come questo possa avere in una squadra di calcio un veicolo fondamentale non solo di comunicazione ma di diffusione sul territorio del concetto di eccellenza e della cultura che soltanto in poche parti d'Italia si respira a livello di qualità così alta. Lo dico viziato certamente anche dal mio mestiere, perché ho trovato da giovane, come ho già detto, il piacere di vivere all'università in questa città, ma poi l'ho vissuto da imprenditore e lo sto vivendo in un modo molto forte
soprattutto negli ultimi mesi, il convincimento che Parma è portatrice di grandi eccellenze, che vanno al di là di quello che è il classico punto di riferimento che è il prosciutto e il parmigiano reggiano, ma tutto un distretto di eccellenze alimentari che secondo me merita una grande valorizzazione. Ma credo che tutte le cose possono avere dei grandi risultati se lo sforzo è congiunto, se cioè tutti quanti condividiamo gli obiettivi e tutti quanti condividiamo le strategie per raggiungerli. Io credo che Parma Brand abbia tra le sue missioni anche quella di essere portatrice di questo pensiero e credo che questo pensiero possa essere realizzato attraverso un supporto fondamentale, come quello che è l'utilizzo del moltiplicatore di diffusione che può essere quello di una squadra di calcio. Insieme a tutto questo stiamo programmando altre attività che sono sempre trasversali e che raggiungeranno il territorio in un modo importante del quale mi piacerebbe darvene conto nel prossimo futuro, dico breve. Per poter far questo, Parma Brand, che sostanzialmente era strutturata con la collaborazione di Marco Marchi e con un gruppo di giovani molto bravi, veramente molto bravi, che danno l'anima tutti i giorni per portare avanti il progetto. Abbiamo pensato, proprio perché vogliamo guardare ad obiettivi diversi, abbiamo pensato di dare una struttura operativa. In questo senso Marco Marchi è stato nominato amministratore delegato di Parma Brand e abbiamo pensato che poi dentro l'organizzazione ci debba essere un'anima importante che è la direzione di Parma Brand. Per questa ragione abbiamo scelto Massimo Carpino che vi presento e avrà poi lui l'occasione di dar conto del suo passato, delle attività che ha svolto e della sua figura professionale e soprattutto tutto questo riusciamo a realizzarlo perché abbiamo una collaborazione molto forte che io oggi voglio rinnovare ma in un modo significativo e determinato che è quella con i nostri partner principali, parliamo di Sport che è concessionaria di tutta la parte della pubblicità e devo dar conto anche di una grande disponibilità e l'occasione anche per ringraziare Rea per quanto in tutte le circostanze ci è stata molto vicina e ci ha sempre sostenuto non soltanto per quanto riguarda la parte sportiva ma anche dell'occasione di Parma Brand e in particolare nell'occasione del lancio della linea di fashion sul quale ci ha dato grande apertura, grande disponibilità e devo dire anche grande supporto. Mi fa molto piacere ricordarli entrambi in queste circostanze, insieme a Folletto, che è un partner importante per quanto riguarda la parte sportiva. Noi crediamo che questa sia la via. L'abbiamo detto quando ci siamo incontrati in occasione della presentazione e devo dirvi che siamo quasi al giro di boa del primo anno e più il tempo passa, più di questo ne sono convinto. E non sono convinto soltanto perché la tesi è sostenuta dagli organi di stampa nazionali, ma anche dai grandi club, ma ne sono convinto perché credo che le potenzialità di questo territorio, insieme a questo territorio e di questa società, siano veramente grandi e che abbiano possibilità di grande sviluppo. Grazie, la parola la passo adesso a Marco Marchi che ci dà conto di quello che è il suo nuovo incarico e di come intende organizzare lo sviluppo di Parma Brand per i prossimi anni. Grazie Alberto, buonasera a tutti. Io devo ringraziarvi, ringrazio il mio presidente Alberto Volpi, il mio presidente Tommaso Giraldi, il nostro amministratore Pietro Leonardi per questa grandissima opportunità che mi è stata data. Dal primo giorno che sono a Parma, che ricevo sempre stima e grande spinta e vengo sollecitato da loro per costruire sempre qualcosa di diverso. Io queste sfide me le sono sempre prese con entusiasmo, consapevole delle difficoltà che si andavano ad incontrare. Questa è un'altra grandissima e importantissima sfida della mia vita professionale che prendo e voglio portare avanti con grande attenzione e con grande entusiasmo, come ho sempre fatto. Il progetto è partito 10 mesi fa, abbiamo già fatto, come dicevi tu, Alberto, grandi cose, grandi impegni. Oggi voglio partire dallo store dove ci sta regalando grandi soddisfazioni. Sarà sempre più
ha spinto il nostro store per, con nuovi prodotti, con nuove attività, ma soprattutto una delle prime novità che andremo a presentare nel prossimo futuro sarà quella di, dell'apertura del, del bar. Questo Parma Store Café che non sarà attivo soltanto nei giorni delle partite, ma dovrà diventare un punto di riferimento per tutta la città. Abbiamo anche grande... Panini, Sandro Panini. Lì, lì l'eccellenza con le... Noi possiamo parlare. Ce ne inventeremo per tutti. E quindi la partenza è da lì, dal, dallo stadio, dal nostro punto di riferimento. I progetti di scuola calcio ho avuto modo in un'altra sede di raccontarli. Oggi più di ieri sono implementati allo sviluppo dei progetti international, dove Cina e Stati Uniti sono di primaria importanza per costruire grandi progetti. Prossima settimana ci sarà un incontro importantissimo per lo sviluppo del nostro progetto su Miami, dove abbiamo trovato un grande finanziatore che vuole il Parma Calcio come assistente, consulente per costruire un grande progetto di calcio negli Stati Uniti e Miami di preciso. Abbiamo, come ha detto, ricordato Alberto, realizzato questo nuovo website che oggi è il nostro fiore all'occhiello e ci permette di comunicare trasversalmente e in maniera diretta soprattutto ai nostri tifosi e a tutti gli appassionati di calcio. Ma la sfida parte adesso, dopo che dobbiamo implementare questi progetti. I progetti nuovi sono ambiziosi, dove il mio compito principale sarà quello di costruire un'alleanza forte fra tutti i reparti, fra tutte le parti che ne diventano poi i protagonisti. L'avvicinare i nostri tifosi vuol dire avere con Maria Luisa e con il suo team lo sviluppo di progetti nuovi sui social e sul nostro sito, quindi partiranno progetti di ingaggio, di gaming, di sviluppo di tutti i tipi. Con tutti i reparti della nostra società dovremo andare a costruire quelli che sono tutte nuove iniziative e punti di forza per creare assolutamente un punto di riferimento, far diventare il nostro club veramente un punto di riferimento nel panorama calcistico italiano, come già altre società stanno facendo e che noi piano piano stiamo imparando da loro per diventare, speriamo, anche più bravi. Quindi la mia sfida è iniziata, ce la metto tutta e sono convinto che l'arrivo di una figura come Massimo Carpino, che presentiamo oggi, ma con il quale ho avuto la fortuna di condividere... E poi dobbiamo metterci d'accordo, lui dice Carpino. 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 Dica lei come si chiama così. Carpino. Ho sbagliato Carpino. Io. Oh. Perché ha un omonimo che si chiama Carpino. Carpino. Allora, ce l'ha Alberto, Carpino. Ci sbaglia l'azione. Scusate, ma sennò facciamo subito confusione. Quindi ho avuto modo questi 15 giorni di conoscere la persona Massimo Carpino e ho conosciuto una persona veramente di grande spessore, con una carica energetica che fa paura. Questo viaggia ai 1300 all'ora ed è una scossa che ci fa veramente bene, mi stimola a lavorare ai 1000 all'ora altrettanto. E poi professionalmente ho avuto già modo di vederlo attivo, condividere nuovi progetti con tutti, e quindi è la persona che sicuramente ci aiuterà a sviluppare quanto ho detto. Io, nel ringraziare la dirigenza, volevo anche ringraziare tutti, tutto il club e tutti i miei collaboratori, perché fino ad oggi veramente mi hanno sopportato e supportato, forse più sopportato che supportato. E in bocca al lupo a Massimo Carpino, benvenuto innanzitutto. Grazie. Nel nostro team. Grazie. Prego. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, io come prima cosa voglio ringraziare tutte le persone che sono qui presenti, in modo particolare tutta la società col direttore Leonardi, che mi hanno dato questa grossa possibilità. È una grossa possibilità importante, però voglio fare una premessa. Io sono arrivato qui una quindicina di giorni fa per cercare di capire l'ambiente. Devo dire che ho trovato, a differenza di molte altre società, un ambiente, secondo me, vincente in tutto. Professionisti, dagli addetti stampa, il dottor Corrado, tutti quanti, persone che sono dedicate e amano questo club. Quindi lavorare in questo club sarà molto più semplice degli altri. Non tanto forse per i risultati, che è un problema mio e mi auguro di portarli,
ma devo dire che sono entrato subito in una realtà che è diversa dalle altre. Il presidente, dottor Leonardo, dottor Volpi, Marco, sono riusciti a creare una struttura talmente forte che non fa paura a nessuno. Io credo che tutti gli impegni, sia calcistici che gli impegni che abbiamo noi di migliorare quello che c'è, sicuramente sono molto più semplici. Anche in città, io sono stato presente alla presentazione della squadra in città e ho visto un grosso calore. Io vengo da una città dove meridionale, dove il calore è sempre detto la prima arma per noi napoletani, ma non è solo questo. Io ho visto che anche qui a Parma c'è subito un riscontro, anche sulle prime persone che ho cercato di contattare, devo dire la verità, ho trovato una grossa disponibilità a poter portare avanti il progetto Parma, il progetto Parma Brand. Noi abbiamo una grossa collaborazione con gli sponsor principali, io non ho conosciuto ancora tutti, ma ho avuto la fortuna di conoscere G-Sport, che devo dire è una struttura riconosciuta ormai in Italia da sempre, persone molto serie, e hanno dato una grossa disponibilità nei miei riguardi in una fase iniziale. Questo fa capire il loro atteggiamento verso il club, che vogliono anche loro il meglio per questo club. Io mi auguro di loro, è un grosso impegno per me, mi auguro che le loro richieste saranno esaudite da me. Io di abitudine, avendo anche io delle modeste aziende, ho cercato sempre in prima persona di credere nel progetto. Io credo che qualsiasi cosa si faccia nella vita, se uno non crede su quello che fa, credo sicuramente in questo progetto, credo che si possono fare tantissime cose, abbiamo bisogno di tutti voi, abbiamo bisogno della stampa, della città, degli imprenditori, perché oggi, giustamente come diceva il dottor Volpi, il presidente, noi a Belcalcio sta cambiando un po' tendenza, abbiamo bisogno non solo delle risorse che ormai sono conosciute nel calcio, ma abbiamo bisogno di risorse della città. Io non posso credere che in una città come Parma, dove l'imprenditoria è riconosciuta nel mondo, dobbiamo chiedere aiuto in altre parti d'Italia o d'Europa. Noi credo che qui con un progetto corretto abbiamo bisogno che le persone ci siano vicino. Quindi questo, diciamo, è il mio messaggio, aiutato da, come vi ho detto, dal supporto di questa splendida società che ho trovato e che mi ha accolto in una maniera eccezionale. Io mi auguro di ripagare questo con massimo impegno, non sono abituato a fare promesse, mi piace dimostrarlo con i fatti, e quindi mi auguro che la prossima riunione, la prossima possibilità di incontrarci per iniziare a raccontarvi di qualcosa di positivo fatto. Grazie. Bene. Se ci sono domande... Volevo chiedere, si parlava prima di progetto che diciamo così, renderà soprattutto nel lungo termine, medio-lungo termine, per quanto riguarda le risorse che possono portare, diciamo così, alla casa madre, al club sportivo, al Parma. In questi primi 10 mesi si è già mosso qualcosa in questo senso o effettivamente è ancora prematuro, diciamo? No, in questi primi 10 mesi, come le ho anticipato nel mio intervento precedente, essendo il progetto Parma Brand strutturato sul medio-lungo, abbiamo iniziato a fare gli investimenti. E gli investimenti, proprio perché strutturati su un periodo medio-lungo, hanno un ritorno che noi abbiamo, le faccio ad esempio... L'esempio dello store, noi abbiamo budgetizzato un ritorno a 3 anni. Le dico lo store perché potrei aggiungerne altri che sono la sommatoria di tutto il lavoro fatto fino ad oggi. Devo dirle che in termini di valore, se è quello che lei mi vuol chiedere, le posso dar conto di quello che le ha anticipato prima Marco Marchi, e che il ritorno di questi investimenti è sulla strada giusta. Pertanto confidiamo che non soltanto il percorso sia quello che abbiamo iniziato, ma che anche la capacità di ritorno agli investimenti sia sempre nei tempi che abbiamo stimato. Poi quando era stato presentato Parma Brand, era stato così chiamato il cubo delle idee, anche in vista del discorso centenario. Da questo punto di vista c'è qualche novità? Per esempio si era parlato di un percorso museale, si era parlato anche di altre situazioni di questo tipo, proprio
quanto riguarda il centenario c'è qualche news? Cioè, per esempio, ci sarà all'interno del Tardini un museo più o meno fisso? Per quanto riguarda il centenario, devo dirla che siamo partiti con delle idee molto chiare e ci siamo trovati lungo il percorso a dover adattare il progetto alle situazioni che incontravamo. Rispetto al progetto di partenza, da qui alla scadenza del centenario abbiamo in conto due tipi di interventi che stiamo mettendo a punto per poter darvene poi corretta informazione nel momento in cui saranno definiti e strutturati. Il museo è uno di questi aspetti sui quali stiamo ancora lavorando e per il quale stiamo mettendo a punto tutti i dettagli. Ultima cosa, noi come stadiotardini.it stiamo facendo da qualche tempo una campagna a questa parte perché venga data una tettoia ai diversamente abili. Così, un problema che si era sollevato 2 anni fa da un tifoso bruciato in carrozzina che non è stato ancora risolto. Può Parma Brand dare una mano in questo senso, appunto anche sfruttando questa data del centenario per dare così insomma un... perché è diverso coprire la nord del Tardini, che immagino sia un po' più complicato, ma almeno quella. No, la domanda era rivolta, cioè, non è questione che Parma Brand debba dare una mano, questa è un'esigenza che noi siamo molto convinti di risolvere nel breve termine. Come voi sapete, il Tardini è del comune, perciò noi dobbiamo operare in sintonia col comune. Noi siamo sempre stati molto vicini ai portatori di handicap, che sono delle persone che oltretutto sono dei nostri tifosi molto legati e molto presenti, perciò purtroppo abbiamo avuto qualche volta magari qualche problema di sovrabbondanza piuttosto che di sottoabbondanza, e questo ci fa onore perché vuol dire che sono tifosi molto legati a noi. Io credo che questa problematica, che proprio Leonardo direttamente sta discutendo insieme a Perrone con il Comune di Parma, venga risolta nel breve tempo. Michele Angella, Teleducato, buonasera. Io ricordo che il presidente Ghirardi, la sera della presentazione della squadra in piazza Garibaldi, aveva rivolto una sorta di appello alle aziende parmigiane, aveva detto: prendete esempio da RA, perché è una delle aziende parmigiane che ci sta vicino. Mi interessava capire adesso dal dottor Volpi che cos'è finora che magari non è andato nel rapporto con tante aziende parmigiane che magari avrebbero potuto essere più vicine e che magari non l'hanno fatto. Guarda, io le devo confessare un pensiero che riprende un po' il mio convincimento dell'eccellenza del distretto. Io sono convintissimo che Parma rappresenti una delle rare eccellenze del nostro paese in termini di distretto, ma non glielo dico perché posso essere viziato dalla consuetudine della mia vita a Parma o del fatto che abbia degli interessi in questa città. Io sono convinto perché conosco molto bene il territorio e conosco molto bene l'eccellenza del territorio. E le devo dire una cosa, non posso assolutamente dire non abbia avuto disponibilità da parte di aziende, per una ragione molto semplice, perché io in questa fase mi sono concentrato sui consorzi. E il pensiero che un territorio come questo abbia 7 consorzi che sommati tra di loro trasversalmente rappresentano, a mio avviso, e credo proprio di non sbagliarmi, l'eccellenza del prodotto alimentare italiano, e non riuscire a trovare un modello, un sistema, un metodo, un'occasione, un'opportunità organizzativa efficiente che possa creare risultato affinché anche in previsione di Expo 2015 non si possa fare sintesi di questo, è qualcosa che di fatto mi ha abbastanza sorpreso. Ma la sorpresa non corrisponde al fatto che in questa cosa non ci creda, io continuo a crederci e continuo a credere che forse una cosa che manca, ma non è una critica, è una semplice considerazione venendo da una città e da esperienze dove si è fatto della capacità di stare insieme una chiave di successo,
Forse una delle cose che in questo momento posso osservare, ma con molta umiltà e con grande rispetto, non alle imprese ma alle associazioni, è quello di fare rete. La scriviamo con la R maiuscola, la scriviamo dappertutto, manca ancora che la dipingiamo sui muri, la parola rete. Però di fatto, quando nella sostanza si deve trasformare un concetto o un titolo dei giornali o una pittura su un muro, in sostanza si fa fatica, si fa fatica. Voi provate a pensare, e qui finisco, che cosa potrebbe essere l'opportunità attraverso un vettore fondamentale, secondo me, come una squadra di calcio, inserita in un territorio come quello di Parma, di una società gloriosa come quella di Parma, la possibilità di mettere insieme i 7 consorzi che hanno interessi diversi, dimensioni diverse, numero di associati diversi, e creare un ponte, perché la possibilità potrebbe anche esserci, su Expo 2015. Non vogliamo sostituirci alle attività delle associazioni, non vogliamo sostituirci alla politica e non vogliamo nemmeno essere i protagonisti principali di questo progetto. Ma noi sappiamo che se tutto questo dovesse avvenire, ne potremmo dare un contributo fondamentale in termini di vettore, con un moltiplicatore del quale oggi probabilmente nessuno di noi ne conosce la dimensione, il perimetro e l'entità. Di questo ne sono profondamente convinto. Le auguro in bocca al lupo, perché da giornalista enogastronomico, per quel che conta, sono circa 15 anni, invitiamo i consorzi a fare questo tipo di operazioni, purtroppo sono voci che sono scivolate nel deserto e nell'aridità. Io però volevo toccare un altro tasto, il centenario del Parma corrisponde anche al bicentenario di Verdi. Avete pensato anche qualcosa in abbinamento all'arte? Sì, ci abbiamo pensato e abbiamo iniziato dei contatti con la struttura che si sta occupando di questa parte di attività, per trovare l'occasione di realizzare un evento congiunto. Devo dire con altrettanta franchezza, molto meno importante di Verdi certamente, ma è anche il 50° anniversario del Consorzio del Prosciutto di Parma. Non le nascondo che lì qualche fatica in più ce l'abbiamo. Il centenario anche del Barilla, è un giorno che vi possa stimolare questo. Assolutamente sì, però stiamo lavorando più che sulle aziende, su quello che rappresentano in questo caso le associazioni, i consorzi. E anche se un risultato l'abbiamo, perché la Barilla è il nostro fornitore ufficiale di pasta e perciò dobbiamo ringraziare, visto il successo della nostra foresteria, i consumi sono molto elevati e dobbiamo ringraziare la Parmalat che ci fornisce, la Barilla che ci fornisce di pasta. Perciò è una società che già sta dando un contributo alla nostra realtà.